Ciao ragazzi, un saluto da Tafforre e benvenuti in questo primissimo episodio di XCOM Enemy Within con la mod Long War. Aspettate che abbasso l'audio. Ok. Sì, come vi dicevo, c'è la mod Long War. Ok, facciamo classico. Troppo facile, ma togliere le ore ti consiglio di giocare prima la difficoltà normale. No, facciamo il classico, dai, che lo conosco. Altre opzioni: tutorial disabilitato, tutorial fusione disabilitato, operazione progenie attivato, operazione fiondo attivato, hardcore no. Seconda ondata: lei avrà una gamma di danni molto più ampia, adatta a Long War per essere meno estrema della versione base. Le reclute avranno tutte caratteristiche iniziali fisse di valore medio, esattamente l'opposto della presente diversità genetica. Roulette d'addestramento, le abilità di classe di un soldato saranno generate parzialmente in modo casuale, non è applicabile ai soldati. No. Visita offuscata, le ferite subite in battaglia dei soldati ne ridurranno mira e mobilità finché sono feriti, si applica anche agli alieni. Potrebbe essere interessante, effettivamente. Liberatori, prima di poter lanciare l'offensiva finale, deve liberare tutte le nazioni occupate, aumenta significativamente la durata della campagna. Facciamolo. Risultati proficui, le nazioni offriranno meno finanziamenti man mano che il loro livello di panico cresce. No, diminuzione di guadagno, il costo dei satelliti aumenterà man mano che ne produci di nuovi. No, credo faccia quando vengono scoperti alcuni alieni potrebbero tentare di sparare ai soldati invece di muoversi o mettersi di guardia. Uomo di bronzo permette di ricominciare la missione tattica modalità core tramite il menu di pausa. No. Puoi scegliere la classe di ogni soldato non appena si qualifica per la promozione ad una specializzazione. Usa le icone nella parte sottostante classe nella caserma per passare da una classe all'altra. Questo mi interessa. L'aumento delle materie, soldati geneticamente modificati non possono sottoporsi a test psionici. Soldati col dono non possono essere modificati geneticamente. Sì, questo mi piace. Resilienza, gli oggetti non hanno mai bisogno di essere riparate, anche se bisognerà comunque costruire una baia di riparazioni per migliorare i mech. Questa opzione sovrascrive equipaggialo e rompilo. No. Se i nemici interessati saranno molto più precisi durante i combattimenti aerei. No. Lavoratori miracolosi, riparare gli oggetti non costa risorse, solo tempo. No. Informazioni per conoscere le percentuali di precisione dei nemici. No. Nebbia verde, la mira, la volontà dei soldati che continueranno dopo ogni turno in combattimento verranno ripristinate al ritorno della missione. No. Nuova economia, i finanziamenti offerti dai singoli membri del consiglio saranno casuali. No. Potenziale nascosto, quando un soldato avrà promosso, le sue caratteristiche aumenteranno in modo casuale. No. Caricando una partita salvata verrà ripristinato il generatore casuale, quindi la scelta di un'azione identica potrebbe generare risultati diversi. No, assolutamente critico. Gli attacchi ai fianchi garantiscono dei colpi critici. Bonus più 100% probabilità di critico. No, perché tanto mi prendono sempre dai fianchi, per cui meglio di no. Una versione regolabile di Long War con una diversa strategica aliena, un diverso numero di alieni nelle missioni adattato un'economia e un'economia modificata. Valore normale per il 50% di quello solito di Long War, ma può essere modificato accedendo ai file. No. Le unità XCOM saranno molto più precise nei combattimenti. Ma sì, dai, prima il bonus, equipaggio lo rompilo, gli oggetti trasportati dai soldati potrebbero a volte rompersi anche senza che li porti venga ferito. No. Guarda i finanziamenti complessivi di essere ritornati in passare dei mesi. No. Perdita totale. L'equipaggiamento dei soldati morti in battaglia lasciati su campo potrebbe andare perduto. Sì. Angoli di mira, le mire delle unità aumentano a seconda di quanto sono vicine da girare un nemico. Sì, questo mi piace. Alberi nascosti, non puoi vedere le abilità sbloccabili di un soldato relativo ai gradi che egli non ha ancora raggiunto. No. Umanità unita, l'Exalta è inattiva, truppe dell'Exalta potrebbero comunque comparire in alcune missioni contro gli alieni. No. Noi siamo legione, comincia con i due potenziamenti delle dimensioni di squadra già sviluppati, usa più truppe in alcune missioni sotto coperta. Questo mi piace. Molte missioni conteranno complessivamente meno alieni. No, i contenitori di fusione, i nodi delle bombe sono visibili nella nebbia di guerra. Sì, questo teniamolo, sì. Ok, avvia partita, perfetto. Vi lascio all'intro tutto il resto, che ce lo gustiamo con calma e con tranquillità, anche se l'avete già visto. Thank you.
sapere, comandante. In seguito alla recente incursione extraterrestre, questo Consiglio delle Nazioni ha deciso di approvare l'attivazione del progetto XCOM. Lei è stato scelto per guidare l'iniziativa e sovrintendere la nostra prima e ultima linea difensiva. I suoi sforzi saranno cruciali per il futuro di questo pianeta. La invitiamo a tenerlo presente durante il suo incarico. Buona fortuna, comandante. E niente ragazzi, è sempre figo quando si comincia così. Allora, io mi sono guardato un po' prima le varie parti dove possiamo cominciare. Ok, e sinceramente a me interessa molto gli Stati Uniti per la superiorità aerea una volta che abbiamo il bonus continente. Ok, e la riduzione del 75% del tempo necessario per completare autopsie e interrogatori, in quanti sono veramente veramente tanti. Preparatevi a partire. La nuova missione è negli Stati Uniti. Abbiamo Neutralizza tutti i bersagli ostili, trova e intercettato recupera una eventuali trasmissione contenitori di locale che fusione. indica Ok. attività aliene in una grossa area metropolitana. Dovremmo recarci sul luogo ed eliminare i nemici. Ok, un attimo solo ragazzi. Due secondi ragazzi che arrivo subito. Strike 1, qui centrale. Siete liberi di ingaggiare qualsiasi contatto nemico nell'area. Non correte rischi. Ok ragazzi, rieccomi. Allora, ho dovuto spostare i gatti. Allora, vediamo un po'. Siamo in una bella base, devo dire. Siamo anche un bel po'. Mi piace perché comunque la squadra grossa è sempre fica. Allora, cominciamo con calma, con tranquillità. Poi, quando si faranno il livello i vari personaggi, lì riassegnerò anche i nomi e tutto in base anche alle abilità che sbloccano, che tra virgolette possiamo selezionarle noi, per cui la cosa mi interessa molto. Mettiamole sempre di guardia, perché Sì, signor comandante. comunque è abbastanza tosta come cosa. E la guardia è sempre abbastanza utile. Allora, non ci muoviamo troppo velocemente, anche perché voglio cercare. Cos'è questo? Non si sa. Ah, piastra in ceramica. Penso che sia l'armatura. Tutti muovi Penso qua. io. Ovviamente, se volete il nome e una determinata classe, scrivetemelo nei commenti. Ok? E sappiate che è finita la serie di Flotsam. Sì, signor comandante. Il prossimo gioco che porto, visto che è arrivato secondo, è Darkest Dungeon. Per cui Affermativo. anche lì prenotatevi i nomi. Ovviamente il buon Max ha deciso che sto giro non vuole essere presente nel gruppetto. Allora, non so se gli alieni sono di più rispetto a noi, questo non lo so. Ci vado ora. No, aspetta. Giuliano Bossi? Stai scherzando? Ma è italiano questo? Sì, cioè è italiano ed è di colore. Va bene. Allora, vedete, volendo possiamo aprire la porta. Ma per ora aspettiamo. E mettiamo Mi muovo. questi di guardia qua in questa maniera. Quando. Allora, questo è già medico, se non mi sbaglio, perché c'è un medikit. Avanzo. In questa maniera abbiamo i due fianchi coperti, ok, e praticamente possiamo tranquillamente difenderci da Avanzo. qualsiasi attacco ci arrivi dalla porta. Io li muovo tutti lentamente in guardia perché se becco degli alieni, e
e cominciano a muoversi, almeno se sono in guardia e comunque se noi siamo in copertura, riusciamo a difenderci abbastanza benino. Qua questo gli devo far fare lo scatto per forza, ma comunque mi va bene. Lui è qua, Rodriguez, che secondo me diventerà un cecchino di primissima categoria. Gli facciamo fare lo scatto, qua abbiamo abbastanza gente sistemata a difesa, non abbiamo problemi. Adesso vediamo quando e se arriveranno gli alieni. Cos'è Ok, stato quel rumore? abbiamo capito dove sono. Non so perché mi lagga così. Allora, apriamo la porta Vita aliena e ci sulla dà la Terra. visuale. Stiamo assistendo a una cosa senza precedenti nella storia umana. 34%. Liscio? Ancora vivo. Allora, noi Ti ci vedo muoviamo qua ovunque. e ci mettiamo di guardia. Potremmo prenderli dal fianco. Posizione confermata. Allora, tu ti metti qua e aspetti. Tu ti metti qua e aspetti. Tu mi apri la serranda e non vedi nulla. Ok, ti metti in guardia. Tu ti metti in guardia. Allora, non voglio farli scattare troppo velocemente perché non avrei modo di usarli, però preferisco metterli nei ripari alti perché vi faccio vedere questo scudino qua. Quando è mezzo, ok, praticamente vuol dire che Base. hanno mezzo riparo, hanno mezza copertura. Qua non c'è nessuno. Mettiamo sempre di sorveglianza. Mi dirigo là ora. Qua mettiamo di sorveglianza sul fianco perché non si sa mai da che parte possono arrivare. Tu mi fai lo scatto qua. Ok. Questo si muove e ci spa. Cosa fa? Ok, sta potenziando l'altro. Per cui se noi uccidiamo, se riuscissimo ad uccidere questo, in teoria uccideremo anche l'altro. Attività aliena. Allora, uno è dentro qua, per cui deve uscire. Reagisce attaccando 56%. 4 danni. L'oggetto pistola aliena esplode in frammenti. Peccato. Non Le si è. loro armi sembrano autodistruggersi alla morte dell'operatore. Dovremmo esaminare tutti i frammenti recuperabili per sviluppare la nostra ricerca. Ok ragazzi, 2 secondi che come al solito io mi sono fatto il caffè e ci sto giocando. Comunque, questo è XCOM Enemy Within, che è l'espansione. Ok, cioè, non so se è più un'espansione o un DLC, diciamo che aggiunge un bel po' di cose fiche, tipo ci sono, possiamo far diventare i soldati dei mech di prima categoria, oppure se troviamo che in loro hanno il talento degli attacchi psionici e quelle cose lì, possiamo farli diventare degli psycho di prima categoria ed è veramente veramente figo. Comunque abbiamo già fatto una kill e la cosa mi piace anche perché vediamo, questo non vede nulla, questo non vede nulla, c'è qualcuno che quello lo vede. Allora qua siamo in copertura pesante, però dobbiamo stare attenti al fianco di qua, però qua noi possiamo sparare volendo, qua noi possiamo sparare ed effettivamente lo vediamo, vediamo 34%, proviamoci. 2 danni. Ah cazzo, aveva uno di armatura. Pezzo di merda. Allora, tu ti muovi qua e ti metti in guardia. Tu ti muovi qua Muovendo. e ti metti in guardia. Questo lo portiamo sul fianco e. Ok, ne abbiamo beccato uno, perfetto. Ed è anche giallo perché vuol dire che lo prendiamo dal fianco. Per cui in teoria dovremmo fargli malissimo. Infatti gli facciamo sia il Ciao, critico ciao. e lo uccidiamo subito. La cosa mi va molto molto bene. Allora, vediamo Muovo se ora. questo riesce a vederlo. Ok, sì, ma penso che abbia una mira. No, dai, 46% di colpire. È perché sono molto in diagonale rispetto a loro.
Allora, tu ti sposti qua sul fianco e comunque ti metti di guarda perché non so cosa ci sia ancora in giro. E idem tu, ti metti qua sul fianco, ok. Questa vede l'alieno, però se lo Marco! avviciniamo qua dovrebbe avere maggiori probabilità di colpire. 40%. Ok, Sarai perfetto. neutralizzato. Ne arrivano, minchia, altri 4. Sti cazzi. Sono Nemici tanti avvistati. 4, eh. Cioè, considerate che ne abbiamo fatti fuori 3 adesso. Più ce ne sono altri 4. Allora, tu ti muovi in Muovo. velocità qua, perché, perfetto, esatto, lì riusciamo a fiancheggiare. Cazzo, 58% di critico. No, dai, come? Tu dimmi come hai fatto con Sbaglio macchina. l'80% a mancarlo. Queste sono le cose degli XCOM che non capirò mai. Però, in teoria, non so Arrivato. se ce l'abbiamo in vista. No, non ce l'abbiamo in vista, ok. Mettiamolo di guardia questo. Questa la Sto spostiamo qua. muovendo. In copertura pesante e di guardia. Allora, questo potrebbero entrare da là. Per cui lo mettiamo qua Sì, dietro. signor comandante. E lo mettiamo in guardia. Questa la spostiamo qua dietro, Vado. perché comunque hanno copertura pesante, per cui è molto molto comodo. E li mettiamo di guardia. Tu mi fai lo Mi scatto muovo. dietro al tank. Nemici E avvistati. cazzo, mi prendono dal fianco così, porca puttana. Vedete, quando vi dicevo Confermi il di fianco. non portarli mai velocemente, era proprio per questo motivo. Ci vado ora. Ci beccano dal fianco e rischiamo che si facciano fuori la recluta. Mi metto in movimento. Aspettate, che uno lo prendiamo dal fianco, perfetto. Ok, Decisione confermata. perfetto, fatto fuori. Ovviamente tocca a loro che ci massacreranno questa povera recluta. Maledizione. Figa. Sei critico, giustamente. Ci hanno preso dal fianco. Rodriguez, mi dispiace, mi era anche simpatico. Tiratemi fuori di qui, cazzo! Ok, fuoco di soppressione, va bene. 56%, forse riusciamo a farlo fuori. GG, well play. Questo si muove e si imbosca del tutto, ok. Allora, questo dovrebbe avere una granata ad aghi, che se non mi sbaglio, infligge 4 danni di unità, che non sono... Cazzo, c'è una portata che fa cacare la granata ad aghi. Proviamo, ragazzi. Ci sta. Affermativo, arma senza colpi. Bersaglio mancato. Allora, qua noi Osservo. siamo in copertura pesante e ci mettiamo di guardia. 51 per... Beh, cazzo, 51% è già qualcosa di più. E niente, manchiamo di Aspetterò la brutto. prossima volta. Allora, volendo potremmo uscire qua fuori, però sinceramente non so cosa c'è fuori e non voglio perdere Mi un'altra muovo. recluta in maniera stupida. Cazzo. Aia, aia. Sono già dentro. Ok. Mi hanno missato anche loro, per fortuna. Scusa un attimo, però. Aspetta. Ok.
E lo vediamo, 57%, vediamo se riusciamo a prenderlo. 4 danni, 1 di armatura. Ok, no, è andato giù, infatti, cazzo, mi sembrava strano. Allora, scusate un attimo, niente, scusate un attimo, una fava, sarà il prossimo turno. Voglio provare a abbassare un attimo la grafica, perché non capisco come mai mi vada così a scatticchi quando seleziono la cosa. Allora, questo si muove, ok, reazione 59%. Mancato, vabbè, peccato, pazienza. Non mi... Quanti erano lì? Vabbè, fuoco di soppressione, ok, però devo stare attento perché ci arrivano dal fianco. Però, esatto, lui ce l'ho scoperto. Allora, dobbiamo cercare di far fuori, innanzitutto... Mandiamo uno dei nostri qua a vedere se ci... Ok, non sembrano esserci sgorbietti al di fuori, di lì. Te ti sposto dopo, dammi un attimo. Ok, cazzo, non ci arrivo. Il problema è che è fiancheggiato dalla parte di là. No, cazzo, questo deve ricaricare. Andiamoci dentro. Merda. Questa la spostiamo qua e le facciamo ricaricare l'arma. È ora di uccidere. Questo lo vede, 57%, dimmi che lo pigli. Ok, 2 danni e 1 di armatura andati, perfetto. Sono senza munizioni. Da qua però dovrei poterlo fiancheggiare, penso. Esatto, sì, lo fiancheggio. Se lo manchi col 100%. Ok. Allora, adesso questo finalmente ha la postazione sul fianco libera. Vediamo, 37, 35, proviamo il 37. Vabbè, giustamente mancano. 37% a poco, devo giocare molto sugli aggiramenti. Ok, hanno switchato il potenziamento. Vabbè, cioè... 6 di critico? Cioè, stanno andando tutti nel panico, praticamente. Cioè, ho praticamente il fianco sinistro o il fianco destro completamente scoperto. Che poi, no, cioè, vabbè. One shot, one kill, praticamente, ci fanno loro noi. E adesso ho tutto il fianco destro scoperto. Allora, aspetta. Questo qua. E lo metto in guardia. Avanzo. Questo qua. E lo metto in guardia. E questo mi corre qua. Questa mi corre qua. Credo che mi sono andati tutti nel panico. Quello rischia di essere preso da dietro, perché se il cosa si sposta lì viene preso da dietro, potrebbe essere shottato. Ecco, infatti. No, dai. Eccolo fuori. Perfetto, grande, 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 ottimo. Non ho munizioni. Poi ditemi che è semplice, è prima missione questa. Vabbè che è la Long War, per cui è, tra virgolette, normale, ok. Aggiusto la mira. Per fortuna che il panico dura poco. Ora di correre. Dovrebbero essere rimasti solo loro. Questo lo spostiamo qua in copertura e siamo solo alla prima missione, ragazzi. Mi sa che farò una missione sola a video, anche perché so, cioè, non so quanti minuti è che ci sto dietro.
Tu vai qua. Ok, questo si muove e si mette di guardia. Questo si muove. No, 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 no. Ok, perfetto. Fuoco pesante in questa zona. Allora. Con questa, se io la sposto qua. Esatto, lo prendo dal fianco, 87%, perfetto. Bersaglio fuori gioco. E siamo solo gli Xectoidi, siamo alla prima battaglia e ho già due perdite. Questo c'ha l'arma scarica, per cui gliela facciamo ricaricare. Ricaricato. Ricaricate tutti, va. Allora, occhio perché quello è di guardia. 35%, in teoria non dovrei poter riuscire ad attaccare. Ok. Bersaglio mancato. Questa non la posso muovere purtroppo. Perché quell'altro è di guardia. Facciamolo. Però cerchiamo di prenderlo da dietro. Posizione confermata. Che in teoria dovrebbe essere anche l'ultimo. Bello il carro armato trasparente. Quello si muove di lì. Ok. No, 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 no. Ok, mancato, perfetto. Però in teoria, aspetta un attimo. No, non ce l'ho. Perché è coperto di lì. Però se io mi sposto qua. Ok, lo fiancheggio, perfetto. 81%, 58% di critico. Ok, è andata. Ottimo lavoro, Strike 1. Cazzo. Se posso, comandante. I laboratori sono buono, due morti. Le squadre attendono i suoi ordini. Possiamo iniziare immediatamente a esaminare i manufatti recuperati. Ok, ragazzi, questa è stata tosta. E siamo alla prima missione della Long War, eh? La prima missione della Long War. Porca comandante, boia. Vabbè, il dettaglio dell'UFO. What? Benvenuto nel QG dell'XCOM. Sono l'ufficiale Bradford. Il mio ruolo nel progetto è duplice: fornire supporto tattico alle operazioni militari e tenerla informato sulla situazione. Il mio supporto dovrebbe permetterle di concentrarsi sui problemi più importanti. A proposito, abbiamo un soldato in attesa di promozione nella caserma. Lo lascerò a lei. Penso anche più di uno. Ok, allora ragazzi, questa è la nostra base. Ok. Comandante, cazzo. Di ricerca. Comandante, non ha fatto nessuna uccisione, non ha fatto nessuna uccisione, ok. Gli specialisti in armi pesanti sono una figura preziosa per la squadra. Grazie ai loro lanciarazzi, sono i nostri esperti in demolizioni. Ma non dovevo sceglierlo io, in teoria, dalle opzioni che avevo. Allora, fuoco di soppressione sottoclasse casuale. Seleziona questa opzione, segnala al soldato una sottoclasse casuale la cui scelta possibile non includerà le due disponibili. Oppure lanciarazzi. No, fuoco di soppressione. Ok, perfetto. E gli diamo c'è il mitraglione. Ok. Come intuibile dal nome, i soldati di supporto forniscono un importante vantaggio alla squadra, semplificando la vita ai loro compagni. Ok, allora, medico da campo, poi dimmi Gianfro se tu vuoi essere una donna come medico da campo. Ok, ha faticato 5 giorni. Comandante, con la Long War, esatto, ci inseriscono anche il fatto che la stessa squadra non può essere impiegata più volte. Infliggere ingenti danni da lontano, ma senza un addestramento adeguato saranno vulnerabili agli scontri ravvicinati. Praticamente dobbiamo dargli dei giorni per riposarsi. Allora, l'idea visuale di squadra come cecchino è stupenda e ci sta veramente veramente tanto. Poi noi ne abbiamo altri, perché ne abbiamo per cazzo, ne abbiamo persi due. Fortuna non hanno fatto tante uccisioni. No, aspetta, il nostro cecchino è Giuliano Bossi. Ok, stiamo scaricando. Va bene. I manufatti recuperati. La squadra di ricerca attende i suoi ordini. Inizieremo non appena lo vorrà, comandante. La nuova ricerca, xenobiologia, materiali alieni, cadavere xetoide, frammento di arma e 3 di fusione. Perfetto. Ok ragazzi, io direi che siamo andati un po' troppo avanti oggi, anche perché non so da quanto tempo sto registrando.
Vi saluto, fatemi sapere, vi faccio vedere velocemente in caserma, visualizza soldati. Allora, abbiamo un bordello di reclute. Ok, abbiamo un mitragliere, un cecchino e un medico. Il medico è una donna. Comandante, Gli nel altri subdolo due sono specifica, uomini, perché fatemi comandante nei sapere laboratori di ricerca. chi o cosa volete essere. Gianfor, dimmi se vuoi che ti metto come medico donna, fammi comunque sapere. In caso, ragazzi, nei vari livelli successivi che faremo, ditemi cosa vi piacerebbe fare. Vabbè, dai ragazzi, dal tarfone è tutto. Io vi saluto, vi do... Minchia, se mi lag. Vi do appuntamento. Vediamo il memoriale. Poverini. Comandante nei laboratori di ricerca. Vabbè, io vi do Comandante appuntamento al nei prossimo laboratori di episodio, che ricerca. faremo la ricerca, l'officina, tutto quello che ci serve. Dal tarfone è tutto. Un salutone, alla prossima. Ciao ciao!